Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24 e tutta questa serie di vlog. Sono stato un po' assente nei vlog perché un po' ho avuto da fare, un po' mi rompevo le scatole e un po' volevo affrontare dei discorsi che erano un po' troppo pesanti in effetti, e quindi ho detto vabbè, evitiamo, perché sono successe un sacco di cose, tantissime cose che mi hanno un po' scombussolato in questo periodo. Per esempio ex fidanzata, e per esempio ex fidanzati, e per esempio menate di cazzo. Insomma, no, volevo stare tranquillo, che cazzo. E poi il lavoro, e poi tutte le cose che succedono, e quindi mi sono detto, sapete come dico? Non faccio video, faccio solo i video, quelli lì che faccio, informativi su Londra, e basta. E basta, poi quando avrò qualcosa da dire in una maniera un po' più soft, un po' più sciolta e disinvolta, magari ne parlerò e lo condividerò con voi. Non che oggi io mi senta molto sciolto e disinvolto, assolutamente, però ho detto vabbè, mo faccio questo video e mi rilasso, anche perché io quando faccio i video mi sembra una cosa tipo una seduta psicologica dallo psicologo. Sì, perché io mi metto lì, faccio questo flusso di coscienza, inizio a parlare, a buttare fuori tutto quello che penso nel bene e nel male, e mi sfogo. È uno sfogo, in effetti sì, questo dovrebbe essere. E quindi eccoci qui, oggi mi sento alquanto comunicativo e niente, ciao, come stai? Mi stai seguendo da poco, da tanto, non lo so da quanto lo fai, ma se mi stai guardando e un poco mi vuoi bene, sappilo, voglio bene anche io a te, perché sono convinto di una cosa: che l'amore porta amore, così come la negatività porta altrettanta negatività. Quindi, diciamo, questo l'ho imparato a spese mie e sulla mia pellaccia dura come un ciuccio. E vi dico, ragazzi, amate indipendentemente da chi vi ama. Cioè, non pensate che sia giusto necessariamente amare chi vi ama. Certo, è vero, l'amore non può essere unilaterale, anche perché sareste degli stupidi ad amare una persona che non vi ama, chiaro. Però è altrettanto vero che non ponetevi, non vi mettete nella posizione tale di incominciare magari ad amare o a volere bene o insomma a provare un sentimento in funzione di ciò che eventualmente ricevereste. Al contrario, sarebbe sbagliatissimo. È un po' come dire: mio padre è una persona che tendenzialmente non dimostra amore e io quindi farò altrettanto. O magari mio fratello non mi telefona perché non lo so per quale motivo non mi telefona, allora io faccio altrettanto. No, invece no, cazzo, non funziona in questo modo. Alzate la cornetta, telefonate alle persone che vi mancano, che state pensando, indipendentemente dai loro atteggiamenti. Alla fine, e lo fate per voi, siete voi che vi state levando la possibilità di poter gioire di un qualcosa che vorreste ricevere eventualmente. Non so se mi sto spiegando in questa cosa. È un po' importante, no? Perché si parlava in un sacco di situazioni, pure per esempio con mio fratello. Io e mio fratello ci sentiamo sempre. Per me mio fratello è una delle persone più importanti della mia vita, quindi cioè, io ho fatto un esempio che è un esempio, non è, diciamo, prettamente collegato alla mia esperienza. Io ne ho avute altre, magari poi ne parliamo anche, ma non è mio fratello. Comunque ne parlavamo, cioè, e lui ha un carattere sicuramente diverso dal mio, ed è più, diciamo, del tipo: io do a chi mi dà, e se io do magari qualcosa a qualcuno e vedo che questa persona non me ne dà, io questa persona la elimino. Ed è concepibile come cosa. Io invece sono un po' più Madre Teresa Calcuttiano, ma mettiamola in questo modo, sono un po' più così. E questo non è sempre un bene, chiaro. Non sapete quante volte l'ho preso nel culo avendo un atteggiamento del genere. Però che ci volete fare? Io sono così, sarò sbagliatissimo. Però il consiglio che ti do, caro amico mio, è: ama indipendentemente da tutto, perché se tu sei un essere che prova amore e che dona amore, sarai necessariamente felice nella tua vita, perché l'amore porta felicità. Poi ultimamente mi sono ritrovato a parlare proprio di che cos'è l'amore, cioè l'amore che cos'è per le persone. E qualcuno mi ha detto una cosa che però mi ha fatto stare bene, perché mi ci ha fatto molto riflettere sulla cosa. Dice sta persona, dice: l'amore fa sorridere.
senso. Cioè, è una banalità, sembra banale, ma non lo è affatto. Se voi provate amore, se state con qualcuno e questo qualcuno non vi fa sorridere, voglio, non è amore, non può essere amore, o almeno non è una cosa genuina. Necessariamente deve essere così. Invece l'amore fa sorridere, vi fa sorridere il cuore, ma anche la bocca. Cioè voi state sempre così. Quando leggete un messaggio state in questo modo. E che Dio vi benedica se riuscite davvero a incontrare, si dice in spagnolo, la media naranja, la vostra parte speculare, insomma, la vostra anima gemella. Sono successi tanti casini, vi dicevo. Tanti casini, perché? Perché, vabbè, è inutile nasconderlo, penso si sia capito, chi mi segue da sempre o da diverso tempo avrà capito che io sono single in questo momento. E non vi dico, madonna mia che tarantella, ma proprio da un punto di vista personale, perché stavo costruendo questa vita insieme a questa persona e poi improvvisamente ci siamo lasciati. Ed è stato brutto, molto angosciante e sicuramente, ragazzi, non bello, se vi devo dire la verità, no, non sono stato per niente bene. Poi uno cerca di razionalizzare, cerca di vedere più obiettivamente le cose e capisce davvero tanto, davvero tantissimo. Soprattutto una cosa che non dovete mai tralasciare, cioè il valore. Non lo so come spiegare, è il valore che ognuno di sé ha. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Se credete che voi... Cazzo, non lo so come te lo devo spiegare. Aspetta, trovo le parole e ve lo spiego meglio. Non permettete mai a nessuno di farvi sentire meno di quello che voi credete di valere. È molto importante. È un po' come quando sono andato a lavorare in un'azienda di distribuzione turistica e nonostante il fatto io abbia fatto guadagnare davvero un fottio di soldi, il titolare un giorno mi disse: Antonio, tu ti vendi per 10, ma vali 8. Madonna, come mi incazzai, come l'ho odiato, perché per me è stata una grandissima offesa, porca puttana la miseria. Cioè, io mi vendo per 10 ma valgo 8, in pratica hai detto che sono una merda, cioè, anche se 8 è buono, però tu hai detto che io mi vendo per più di quello che sono. Il punto è che lui non sapeva, e così non lo sapevo nemmeno io, che in realtà quell'esperienza a me è servita tantissimo, tantissimo. Infatti grazie a quell'esperienza io ho avuto l'idea del web department. Fottiti cazzone che non sei altro. Vabbè, questa è stata una digressione. Questo per dire cosa? In quel momento questa persona mi ha detto che valevo di meno di quello che ero. E non va bene, non va bene proprio assolutamente, assolutamente. Così anche per esempio le persone, cioè, che dicono magari di amarvi, eccetera. Cioè, oh, vai giù, datevi un valore, è una cosa super importante, assolutamente importante. E insomma, quindi che cosa stavo dicendo? Cioè, tutto sto fatto, ho passato sto periodo di merda e tutto, e poi diciamo ho iniziato a fare delle tarantelle. Ma giù, ho iniziato a fare le tarantelle perché tenevo il genio di sbariare. Dopo, diciamo, una sintomatica evoluzione del dolore e dopo tante cose che sono successe, che non sto qui magari a dire perché sinceramente so che non me ne fotte più di tanto e a me sinceramente di parlarne, anche perché so, perché io lo so che ci sono persone che guardano i miei video in funzione della cattiveria, tutte queste cose così, perché devono sapere, devono malignare tutto, quindi non condivido con voi magari tutto, e chi è intelligente sa benissimo che quello che dico è semplicemente una piccolissima parte di tutto quello che effettivamente c'è, ma non dico tutti i dettagli, però quello che voglio dire è che dopo una sintomatica evoluzione del dolore, dopo tutta una serie di tarantelle che poi mi hanno portato a dire ok, basta così, ma gerutto cazzo, terribilmente ho iniziato a fare tarantelle. Tarantelle, cioè a uscire con ragazze, forse un po' troppe. Poi mi sono iscritto in palestra perché volevo distrarmi, perché io a un certo punto poi non riuscivo più a dormire la notte. Stavo
angosciato. Poi è successo che delle ragazze si sono avvicinate a me e mi hanno in pratica circuito, sono simpatiche, sono anche piccole tra l'altro, e mi hanno convinto ad iscrivermi a salsa. Che grande cosa è successa! Perché io ho sempre desiderato ballare la salsa e non l'ho mai fatto, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non mi sono mai iscritto. E allora, siccome una di queste due ragazze ha detto dai che se vieni diventerò io la tua dama, e lì mi hanno fregato, quindi mi sono iscritto a salsa. E poi questa qui, sta ragazza che si chiama Sara, mi ha appeso letteralmente, tipo ha detto che non vuole ballare con me, lo dice veramente ogni volta, ma lasciamo perdere, questa è un'altra storia. Vabbè, insomma, mi sono iscritto e ho scoperto una passione, perché io amo ballare, ho sempre amato ballare, così come recitare, così come qualsiasi forma di espressione. Amo pittare, cioè nel vero senso della parola, cioè io non è che pitturo, gli pitto proprio le case, tipo qui, è bello anche pitturare. Mi piace aggiustare le cose, non sono un tipo che per esempio prende e butta. Ci troviamo in una società che è abituata a buttare le cose scassate alla prima. Si è rotta, buttiamo. Invece io sono stato sempre una persona alla quale piace riparare le cose, dare un secondo riutilizzo. Sono così, sbagliatissimo sicuramente, ma io sono così e non ho intenzione di cambiare su queste cose, perché tutto sommato un po' mi piaccio, almeno sotto questo aspetto. E che cazzo, e fatemelo dire in tutta franchezza. Comunque, e quindi mi sono iscritto a salsa e ho conosciuto un sacco di persone belle e anche delle persone di merda, ma su questo lasciamo perdere, anche perché ci sono state un sacco di tarantelle anche là, insomma, poi ne parleremo, magari farò un link a questo video un giorno, quando poi ne parlerò e faremo le connessioni delle cose, però ho conosciuto davvero un sacco di persone che voglio davvero bene, simpatiche le persone, sia uomini che donne, sottolineo questa cosa, cioè per esempio c'è sta Maurizio, per me una persona, è un grande, è un posandun, però è un grande, è un signore che avrà 50 e passa anni, ma è un figo. E poi sono andato a ballare nei locali e lì, guardi, non immaginate, cioè proprio detta così, ma figa per uno proprio, cioè è bellissimo, ma non solo per questo, perché cioè proprio è l'ambiente salsero che mi piace. E poi tra l'altro sto diventando abbastanza bravino, se mi sentissero adesso le mie insegnanti direbbero ma stai dicendo chissà, però di certo pappo c'hanno, c'è ramma che bagate spertoso. Quindi io mi sto impegnando sempre di più. È un atteggiamento sbagliato sicuramente che hanno delle persone che quando acchiappano le cazziate, dovete sapere che io sono una persona che acchiappa più cazziate in assoluto in accademia, perché cioè io sto frequentando questa accademia, sono 5 anni e poi mi piglierò il diploma, bla 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 bla, tutte queste cose così. E io mi acchiappo le cazziate più in assoluto, però ci sono quelle persone che quando prendono i cazziatoni si adombrano, ma fanno le facce così cupe, e invece io la piglio in una maniera molto goliardica e soprattutto voglio migliorare, cioè io sono contento quando mi fanno le cazziate in funzione del mio miglioramento, almeno ci provo. E ho imparato già 5 figure, penso, sì, 5, 4, no, 5 figure. Che sono Basile la complicata. E poi non me le ricordo. No, sto scherzando. Poi sombrero 70. E poi matrimonio. Non lo so, 4, 5, vabbè. Insomma, a fare sempre le stesse figure, le stesse cose in una canzone intera, due palle così. E infatti, diciamo, ballo spesso e volentieri solo con le persone del mio corso. Mi dicono che devo invitare più persone. Comunque amo ballare, voglio, se avete la possibilità di ballare, fatelo assolutamente, perché una giornata passata a non ballare, va giù, è una giornata buttata. È troppo bello, bellissimo. Quindi, caro amico, amica, se anche tu balli la salsa, vieni nei locali, ci troviamo nei locali, balliamo un poco di salsa. Non so adesso che titolo metterò a questo video, però mi sono un poco sfogato. Ma riflettiamoci un attimo però, secondo voi, no,
Quando una persona dice di amare un'altra persona, ne è pienamente consapevole? Adesso sì, lo so, al 100% voi direte, certo, ci sta sia chi è consapevole e chi invece lo dice in una maniera superficiale. Ma ditemi una cosa, conoscete qualcuno, per esempio qualche uomo che vi trovate in palestra, che sono sposati magari, e si sfogano un poco e parlano e dicono di essere felici, di essersi sposati? Cioè, almeno io ho sempre incontrato persone che dicono, Antonio, non danzurà mai, Antonio, non sposarti mai. E dico, ma come, ma uno quando si sposa non è per amore? Cioè, come funziona la cosa? Io questo mondo non lo capisco. No. Cioè, se io un giorno dovessi andare con la testa a terra, spaccarmela in due e decidere magari di andare a vivere con una persona, o non lo so, o addirittura sposarmi con questa persona, e io necessariamente devo essere super convinto non solo dell'amore che provo io, ma anche dell'amore che prova lei per me. E mica è una cosa da poco. Anche perché è così difficile, è così... Dio, e lo so, tu che sei fidanzato o fidanzata, stai lì e ti stai necessariamente convincendo del fatto che tu sei l'eccezione alla regola e io me lo auguro per te, ma magari non è così. E se non è così, è un peccato. La vita è così bella, è così meravigliosa, è così bello che sarebbe un immenso peccato sprecarla accanto alla persona sbagliata. E io ne ho avuto una prova. E non parlo della mia relazione passata, assolutamente. Anzi, io parlo di persone che ho avuto modo di conoscere dopo e che in un modo o nell'altro mi hanno fatto pensare a tutte queste cose. State sicuri al 100%, Wagyu, che lì fuori ci sta sicuramente una persona, una, che vi apprezzerà e vi amerà indipendentemente da tutto per quello che siete. C'è quella persona che vi dirà, sei perfetto, sei perfetta, cioè non cambiare su nulla, perché tu mi vai bene così come sei. Vai bene così come sei, non te lo dico perché magari so qualcosa del tuo passato, no, te lo dico perché mi esplode dal cuore e perché qualsiasi cosa tu faccia mi riempie il cuore di gioia, mi appaga. Ci vediamo al prossimo, ciao, aiuto.